Ok, ciao a tutti, sono Alessandro e adesso vi parlerò del software. Cioè, abbiamo installato il nostro sistema, abbiamo configurato, abbiamo messo la lingua, cambiato il fondo, queste cose qui, però adesso vorremmo anche farci qualche cosa veramente, no? E per cui io vi parlerò delle alternative ai software a cui eravamo abituati, per cui tipicamente tutto Windows, diciamo, Photoshop, Messenger e questo genere di software per utilizzo desktop. Quindi diciamo, io spero che alla fine di questa sessione sarete in grado di scegliere del software per avere un desktop di uso quotidiano up and working. Allora, per prima cosa facciamo una premessa: non esiste nessun antivirus, nessuno esiste Norton per Linux, cioè quindi gli antivirus, sì, è vero che ci sono dei problemi tanto di sicurezza, tipo quello che ha citato prima il ragazzo, che neanche io mi ricordo come si chiama lui. In ogni caso, in genere non avete bisogno di un antivirus. Con un sistema ben aggiornato, ben configurato, potete stare tranquilli. Niente AVG, niente Avast e questo genere di cose. Per cui questa è una categoria che saltiamo a piedi. Browser web. Allora, anche in questo caso, visto che non so se riuscite a vedere l'icona di Internet Explorer, non c'è Internet Explorer sotto Linux. Vabbè, lo dovevo dire tu a dire le cose che devo dire io. Allora, sì, è vero, puoi usarlo con Wine, ma di questo parleremo dopo. Comunque sia, scartiamo Internet Explorer, vi sconsiglio di usarlo anche se sotto Wine per uso quotidiano. Come già detto, c'è Chromium, che è open source, un browser web open source che sta alla base di Google Chrome, che magari è un browser che molti di voi utilizzano. C'è un piccolo sondaggio: chi è che usa Google Chrome o Chromium sulle mani? Come browser di default? Firefox? Internet Explorer? Tutti i giorni. Eccolo là. Grazie. Cosa manca? Safari? Qualcuno? Magari col Mac? No. E Opera? Non esiste. Qualcuno con Opera? Allora, Chromium è come Safari e anche con Quero, ne vedrò tra poco, sono basati su WebKit. E quindi diciamo che se Safari è una feature, molto probabilmente ce l'avrà anche Chromium. Cioè, se supporta un particolare caratteristica di HTML, anche insomma, condividono lo stesso motore alla base. Vabbè, per cui, da dimostrarvi che Linux non sono fuffe ma funzionano, facciamo una dimostrazione. Allora, questo qui è Chromium. Come potete vedere è tutto simile a Google Chrome sotto Windows, solo senza spyware. No, non è vero, dicevano che c'erano, ma ci sono solo statistiche di utilizzo. Ad esempio, proviamo, non so, mandare un'email a un indirizzo tramite mail così al volo, che poi dopo scaricheremo con un pacchetto di posta. Cioè adesso diciamo fatto un indirizzo nel fasullo 316 insomma funzionano, ci sono anche le pubblicità in flash, quindi insomma è un browser completo e funzionante. Mandiamoci una mail da soli che poi scaricheremo. Ok, e ce la mandiamo. Okay. Vabbè, in ogni caso, poi altre alternative, alternative come browser, naturalmente c'è Firefox, che come gli utenti di Firefox sapranno, è un browser open source e funziona perfettamente sotto Linux, anche sotto quello, è il browser di default che distribuiscono con Ubuntu. Diamogli un occhio. Naturalmente, se voi usate Chrome piuttosto che Firefox, c'è una ragione, perché di solito, storicamente, diciamo che Firefox è rinomato per essere pesante, almeno sul lungo periodo, se lo lasciate avviato molto lungo, continua a crescere, e se chiudete anche tutti i tab, ovviamente non torna
come se l'avessi appena avviato, ma un via via fa bene, invece questo non succede in Chrome, sì, per il fatto che ogni tab è in un processo separato e quindi quando muore muore, ma questo vale anche sotto Windows, diciamo. E va bene, insomma, Firefox è un browser anche noto per il suo numero di plugin, in particolare, come diceva, Adblock oppure Flashblock, questo genere di cose, oppure uno c'era un particolare robots o qualcosa, mi sembra, per RoboForm, per le password, e sono tutti plugin disponibili così come sono su Windows, come anche sotto Linux. Vediamo perché appunto è diciamo piuttosto banale. Opera. Opera, come saprà il nostro utente di Opera, non è un browser open source, e per ottenerlo bisogna aggiungere un repository, come ha spiegato Stefano, e un repository esterno che comunque sia permette di installarlo tranquillamente e funziona a tutte le stesse feature, quindi è un browser abbastanza completo, molto a tutte le feature più moderne, di HTML5 e quello anche che implementa Mail, secondo me. E in più integra anche il client mail, quindi potete usarlo per la posta elettronica, e un client IRC, quindi per le chat, quelle vecchie stile. Qualcuno di voi usa IRC sulle mani? Uno non per ancora, va bene, poi ti inviteremo sul canale del Politecnico. Beh, comunque sia, sono le chat, quelle che venivano prima dell'instant messaging, quindi prima di MSN, prima di Skype, questo genere di cose. Poi, l'ultimo browser che rimane, che non è disponibile, in verità sì, però solitamente non lo trovate sotto le piattaforme Windows, è Conqueror, che è il browser di default di KDE. KDE è un ambiente desktop alternativo a GNOME, che è quello che vediamo nell'Ubuntu che avete installato voi. Non so se qualcuno ha provato Ubuntu, ecco, quella è l'Ubuntu basata su KDE. Comunque sia, questa separazione non è reale, perché per esempio io adesso sto usando Ubuntu normale, ma posso avviare con quello e funziona perfettamente. Adesso un attimo lento qua, perché sono dentro una macchina virtuale, comunque sia. Questo volevo sposare anche come, diciamo, esplora risorse, cioè per navigare tra le cartelle del vostro sistema, e risulta molto comodo. Anche chi usa Ubuntu e non Ubuntu, vi consiglio di dare un occhio. E questo per quanto riguarda il browser web. Adesso passiamo alla seconda grande categoria di software con cui abbiamo a che fare ogni giorno, che sono le suite Office, quindi siamo alternative a Word, Excel, PowerPoint, questo genere di cose. Non troverete niente di simile, sperabilmente, guardate queste mostruosità che hanno tappezzato le nostre scuole negli anni. Allora, la prima cosa è LibreOffice, chi è che usa OpenOffice qua? Sulle mani? Qualcuno usa LibreOffice? Okay. Allora, OpenOffice e LibreOffice sono sostanzialmente la stessa cosa, diciamo, sono molto simili, se non che LibreOffice è un fork, quindi si è diviso dal progetto OpenOffice per questioni di licenza, per questioni di politiche più che altro, che chi sviluppava OpenOffice stava adottando e non piacevano più la community. Comunque sia, in ogni caso sono equivalenti, diciamo, se sapete usare OpenOffice sapete usare sicuramente anche LibreOffice. LibreOffice offre una serie di applicazioni che troviamo qua sotto al menu ufficio, e sono tutte queste qui. Allora, LibreOffice Calc, Draw, Impress, Math e Writer. Allora, Writer sostanzialmente corrisponde a Word, per essere schietti, Impress a PowerPoint e Calc a Excel. Proviamo ad avviare un attimo Calc e facciamo una formula, proviamo a fare una formula al volo. La cosa bella è che la suite OpenOffice e il LibreOffice supportano molto bene i formati prodotti dalla suite Microsoft Office, quindi se il vostro parente, il vostro professore vi manda il classico PPT o PPTX
nelle sue slide, poi con LibreOffice potete aprirla. Ad esempio, non so, proviamo a fare una sommatoria così al volo. Sempre non mi ricordo come si fa. Va bene, insomma, è esattamente come Excel, è un clone, diciamo, un clone ma open source e senza molti difetti. Il formato di default che utilizza è ODT, cioè ODS, ed è quello, è l'Open Document Format, che è un'alternativa ai formati proprietari di Microsoft, che comunque sia non permette una buona interoperabilità con piattaforme diverse da Windows e che loro tengono a mantenere tale. Vediamo poi un'altra alternativa come Suite Office, è quella sempre di KDE, che è il desktop, l'ambiente desktop alternativo che vi dicevo prima, e KOffice. Anche KOffice più o meno ha una serie di applicazioni simili, nel senso abbiamo Keyword, che è l'alternativa a Word, che presenta per fare le presentazioni e così via. Non so, proviamo a fare un documento con il KOword, tanto prendiamo un dito. E qui abbiamo come anche Microsoft Word dei template, per partire da qualcosa di già fatto, e poi abbiamo la classica interfaccia dove si può personalizzare il testo in maniera ricca, quindi ad esempio per essere banali mettere un grassetto, ecco, poi ad esempio c'è la correzione ortografica, quindi se sbagliate a scrivere qualcosa, come se niente fosse, esattamente come essere in Word, potete correggere. E qui ci sono tutte le configurazioni possibili, quindi testo centrato, grassetto, caratteri, le dimensioni e così via. Adesso non stiamo qui a entrare nel dettaglio perché abbiamo molte cose da vedere. Vediamo un po' in che formato si può salvare. Allora, questo qui è l'Open Document Text, che è il formato aperto che vi dicevo, ma si può... Beh, allora di default salva solo così, però dovrebbe potersi esportare anche il PDF, che è un formato usato estremamente di frequente e che tra l'altro prima di Office 2007 mi pare richiedeva plugin esterni per Microsoft Office, non era possibile. Invece uno dei grandi vantaggi, seppur una cosa banale in realtà, di queste suite alternative era di poter esportare direttamente in formato PDF. Adesso volevo farvi vedere ancora un attimo OpenOffice i formati di esportazione di Writer, vediamo, perché è una cosa piuttosto frequente. Possiamo scrivere il nostro testo e poi se facciamo salva col nome, come vedete anche tutti i menu richiamano molto quelli di Word, è proprio non faticoso passare a LibreOffice. Allora abbiamo ODT, è sempre il documento del formato aperto, poi abbiamo addirittura Microsoft 97, 2000 XP, 95, poi dovrebbe esserci anche il DocX, che sono quelli dal 2007 in poi. Quindi senza nessun problema possiamo lavorare con tutti i formati più diffusi. Vabbè, poi c'è RTF, esportare in testo semplice, HTML. Qualche domanda finora sulle suite Office e browser? Un programma un po' alternativo che io amo molto e a cui ho anche collaborato un po' è Lix, che serve diciamo, una sorta di interfaccia per LaTeX. Chi conosce LaTeX? Ok, è quello con cui diciamo si scrivono i libri, i testi scientifici. I vostri professori usano molto probabilmente LaTeX se devono fare una pubblicazione su qualche rivista scientifica, soltanto che scrivere in LaTeX è piuttosto oneroso e pertanto non è una cosa semplicissima, ci vuole richiedere del tempo.
L'IGS è un programma, vediamolo, che facilita tutto questo ed è sostanzialmente un simile a Word, diciamo, a grandi linee, però avete meno controllo sull'impaginazione, però il risultato è migliore, perché diciamo le cose come stanno, non so, qui dentro c'è qualche designer, no, non siamo designer, quindi sostanzialmente con l'impaginazione non siamo molto bravi, per cui diciamo che ci pensa LaTeX a fare un'impaginazione pulita e ben fatta, anche secondo vari modelli che si trovano su internet che sono già distribuiti, a darci un risultato di alta qualità. Ad esempio questa è il documento che si apre quando l'avviamo, proviamo a vedere l'anteprima se funziona. E il formato di destinazione default è il PDF, diciamo, quindi voi generate dei PDF di elevata qualità senza nessuno sforzo, senza, diciamo, è semantico. Voi non dite fammi questo pezzo grassetto, ma dite fammi questo pezzo è importante, e poi lui penserà se farlo un grassetto, un corsivo e così via. Vedete, viene molto pulito, e siccome è orientato molto alla produzione, ad esempio questo è il modello libro, ci sono le note a piedi pagina e questo genere di cose, poi automaticamente li può creare l'indice dei documenti, la bibliografia e questo genere di cose. Beh, comunque qui il discorso sì, potrebbe dilungare molto, per cui passiamo oltre. Poi un'altra alternativa è API Word, ma non conoscendolo passiamo oltre. La posta elettronica. Allora, con la posta elettronica abbiamo varie alternative, dipende quali sono le vostre esigenze, diciamo, perché ci sono i client di posta elettronica lisci e ci sono invece quelli che sono software PIM completi. PIM vuol dire che gestiscono anche calendario, attività e questo genere di cose. Ad esempio qui, chi è che usa Thunderbird? Chi usa Outlook? Outlook Express o come si chiama oggi che non lo so. Beh, usate tutti una webmail, immagino. Chi è che usa una webmail sulle mani? Ok. Va bene, comunque sia, vediamo questi software. Allora, il primo, e secondo me è il migliore, è Evolution. Proviamo a configurarlo al volo, e questo è uno di quei software che dicevo, sono software PIM al suo conto, quindi una alternativa a Microsoft Outlook, diciamo, non a Outlook Express, che sia un passo della posta. Outlook è quello che si trova nella suite Office, appunto, che gestisce anche calendario, attività e così via. Proviamolo. Vediamo se riesco a configurare l'indirizzo email che avevo creato in precedenza al volo. Allora, qui c'è un processo di procedimento, un wizard, diciamo. Vabbè, noi non vogliamo ripristinare il backup di niente. Allora, specifichiamo il nostro indirizzo email, che normale live.com. Qui lasciamo le impostazioni di default, dovrebbero andare. Lui automaticamente riconosce quali sono i server POP 3 e SMTP, però mi sembra che si debba mettere anche il dominio nel nome utente. Possiamo verificare quali tipi di autenticazioni sono supportate. Autenticazione è importante perché mettiamo che qualcuno, voi vi connettiate da un qualche punto da cui non vi fidate, non lo so, ad esempio all'aeroporto c'è una rete aperta e quindi chiunque può intercettare il traffico, questo genere di cose. Se voi vi collegate al vostro server di posta e mandate la password in chiaro, qualcuno vi intercetta, può in un secondo momento accedere al vostro account email e fare cose poco piacevoli. Per cui è importante che o ci sia supportata la cifratura SSL oppure un metodo di autenticazione sicuro, ad esempio NTLM o anche un Dynast. Però, ad esempio, possiamo verificare cosa supporta i server di Microsoft Live, non supportano niente. Comunque sia, c'è SSL, quindi in verità va già bene. Bene, procediamo. Iniziamo a ricordare la password, che ce la chiederà la prima volta che proveremo a scaricare la posta. Qui ci sono delle altre impostazioni aggiuntive che lascio a voi guardare poi in privato. Qui per le poste in uscita invece, anche qui il server SMTP è già memorizzato, quindi non dobbiamo fare nulla. Anche
anche qui stesso discorso, cifra pure SSL, tipo di autenticazione, verifichiamo. Come mi impressione che il risultato sarà lo stesso. No, vabbè, lasciamolo in chiaro, adesso non è importante. Allora, sì, però sì, in effetti è... no, adesso non mando, anche perché la politecnica non so se si può, se non sul polo certe porte o sulla 465 o la 25, no? Beh, comunque proviamo a fare in via ricevi, se tutto va bene adesso mi chiede la password che era, che dovrebbe salvarla. Ecco, riceve tre messaggi. Insomma, se vedete, se qualcuno mai ha visto, di voi ha mai usato Outlook, è piuttosto simile, c'è il calendario, le attività, i contatti e la posta, che sono sostanzialmente le quattro cose principali che deve fare un software di team. Qui possiamo aprire la nostra email, questa è l'email che avevo mandato prima, è arrivata. E poi è molto personalizzabile. Ci sono, si può personalizzare la lista per oggetto, per mittente, per stato, e poi si può ad esempio mettere la colonna a destra se vogliamo fare qualcosa di diverso dalla modalità classica, in modo da vedere subito l'email, che di solito più che per il largo l'email si allunga in verticale. Bene, poi insomma c'è l'editor di mail molto classico, supporta ovviamente mail HTML, testuali e così via. Bene, diamo un'occhiata ai contatti. Beh, adesso non ne ho, però possiamo provare a crearne uno. Vabbè, adesso non funziona, se forse qualche problema col data center, anche a me da problemi. Il calendario è fatto piuttosto bene e possiamo personalizzare tutte le ore della giornata, ci sono anche i voti, si possono suddividere per categorie gli eventi personali, lavoro, compleanni, anniversari, questo genere di cose, e si possono anche impostare degli allarmi. Questa in sua lettura, perché è generato automaticamente dai contatti, automaticamente se voi impostate la data di nascita del vostro contatto la inserisce nel calendario, per cui non è modificabile. Se andiamo sul calendario personale possiamo inserire un appuntamento, una categoria, un titolo, una descrizione e poi una data. Inoltre ci possono anche impostare degli allarmi 15 minuti prima, un'ora prima, insomma così via. Insomma è un software molto avanzato e ben fatto, che vi suggerisco sinceramente di provare, perché non penso che sarei potuto passare a Linux senza un software del genere. Beh, passiamo oltre. Abbiamo Thunderbird, che è il client di posta che utilizza la stessa tecnologia di Firefox, è basato sulle stesse librerie, sono gli stessi sviluppatori, la Mozilla Foundation. Proviamo dagli occhi, anche questo è molto facile da configurare, adesso ci spenderemo meno tempo perché passeremo una sua posta elettronica. Dobbiamo soltanto dare la credenziale. E automaticamente lui guarda nei server di Mozilla, a seconda del dominio che abbiamo messo, in questo caso live.com, quale server potrei SMTP mettere, e quindi ha già trovato lui le configurazioni migliori. Vedete, SSL, TLS e Start TLS vuol dire che la connessione è sicura e nessuno potrà intercettarci per il discorso che abbiamo fatto prima. Quindi facciamo create account. Oh,
pazienza. Ecco, adesso se scarichiamo la posta, penso che non ce ne sarà per via del fatto che l'abbiamo già scaricata da Evolution. Quindi, si poteva anche impostare di lasciare una copia dei messaggi sul server e quindi anche se avevamo più clienti di posta scaricavano tutti quanti, ma adesso non ci interessava. Magari scriviamoci una mail e vediamo se tra un po' ci arriva. Qui c'è lo spell checker, quindi controllo ortografico. Insomma, poi molti di questi programmi vanno anche un po' a gusti, probabilmente a vederli così possono sembrare equivalenti. Diciamo che tra Thunderbird e Evolution c'è la differenza forte del calendario, che di default non è incluso in Thunderbird, ma si può aggiungere tramite un plugin. Però capite che una cosa, se la si aggiunge tramite un plugin, può avere una certa qualità. Se l'intero software è strutturato per avere questa funzionalità, è un'altra. Rapidamente citiamo Kmail, che è il client di posta studiato per l'ambiente Kmail. Andiamo in notte rapidamente, adesso però stiamo per configurare anche questo. Peraltro questa presentazione, se vi interessasse, l'ho fatta con Lix, e quindi con LaTeX, che è il programma che abbiamo visto prima, che permette non solo di fare da Word, diciamo, ma anche di creare presentazioni. Beh, insomma, se avanziamo tempo guarderemo anche Kmail. Allora, un'altra cosa che facciamo tutti i giorni, che cos'è? Chattare con i nostri amici, i nostri familiari, i nostri compagni e così via. Per cui vediamo qualche software di instant messaging e di chat. Allora, scordatevi cose simili, tipo pubblicità integrate nei client di instant messaging, perché non troverete mai nulla di simile nel mondo open source, ed era una cosa abbastanza fastidiosa che succede in Windows Live Messenger, se avete presente. Allora, sicuramente il software più maturo di instant messaging è Pidgin. Proviamo a configurarlo al volo. Allora, andiamo su applicazione. Vabbè, sono saltato un attimo. Le Kmail si sta caricando. Pidgin, vediamo un po'. Internet, Pidgin Instant Messenger. Adesso questo l'avevo già configurato, il nostro monocolo si collega, magari proviamo a chattare. Vedete quel passo si sta avviando adesso. La velocità mi farà tremare, ma come dicevo sto leggendo una macchina virtuale. Ok, allora proviamo a configurarlo al volo. Vediamo quali. Pidgin è un client instant messaging multiprotocollo, quindi supporta diverse reti. Principalmente quelle più interessanti sono ad esempio Facebook. Potete collegare direttamente da Pidgin alla chat di Facebook, Google Talk, ICQ, se qualcuno di voi ce l'ha ancora, MSN, la rete Windows Live, e poi Yahoo, e molte altre meno note. Proviamo a configurare sempre il nostro asdomare@live.com. Facciamo un ricordo alla password. Allora, adesso perché siamo dalla rete del Politecnico, mi sembra che dobbiamo per forza utilizzare il metodo HTTP, perché altrimenti non possiamo connetterci. Quindi attiviamo questa spunta e proviamo ad aggiungere questo account. Adesso dovrebbe connettersi. Vedete, qui c'è la finestra principale, questa possiamo anche chiuderla. Ecco, siamo connessi. Lo stato è passato a presente. Qui possiamo scegliere un'immagine per il nostro account.
mettiamo l'immagine di questo bambino sorridente. Mi piace, è stato perfetto. Oh, quando riesce a connetterti? Vabbè, quando riuscirà a connettersi ti scriverà un messaggio e lo vedremo. Ale, Ole. Sì. L'ho detto 5 secondi fa. Beh, insomma, adesso qui c'è la lista dei contatti che in questo momento è vuota perché è un account che ho creato per Maduro e appena non si connetterà gli daremo un occhio. Intanto vediamo qualche cosa d'altro. Skype, su Skype, non lo so che cazzo come si dicesse, esiste un client anche per Linux. Devo dirvi, non è estremamente stabile, anzi, di solito ogni versione che esce peggiora un po', per cui la versione 2 di solito è la migliore. Non vi consiglio di passare alle successive, proviamo ad avviarlo. Vediamo Skype. E comunque sia le chiamate funzionano perfettamente, quindi è funzionale, diciamo. Purtroppo non esistono alternative open source per il fatto che il protocollo che usa Skype non è aperto, è assolutamente chiuso. Forse adesso l'abbiamo rilasciato in parte. Ma comunque sia, non esistono alternative. Volendo, si può collegare Pidgin, il programma che abbiamo visto prima, a Skype, cioè chattare tramite Pidgin sulla rete Skype. Però richiede sempre che programma di Skype si è avviato, quindi non è un grande vantaggio, diciamo che è comodo per avere un'interfaccia unica, ma il programma Skype deve essere avviato sempre e comunque. Andiamo a effettuare l'accesso. Per il solito ci metto, ragazzi. Almeno su Skype c'è online. Sì. Facciamolo connettere. Ci sono altre alternative a Pidgin, sono bene o male tutte multiprotocollo, quindi Empathy, che è quello di cui ci aveva parlato Stefano, è un altro client multiprotocollo di instant messaging, e anche MSN, che però è più concentrato su Windows Live, nonostante supporti alcune altre reti. Anche qui si va proprio a uso. Secondo me Pidgin è il più maturo, anche perché supporta dei plugin interessanti, come per mostrare formule matematiche direttamente dentro alla finestra del chat. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Adesso però non l'ho installato fuori, quindi devo andare sul mio sistema e uso veramente. Proviamo a scrivere a Daniele. Ad esempio, questo plugin che permette di scrivere, io scrivo dollaro dollaro x 100 circonflesso 2, che è la notazione tipica per fare x al quadrato, in teoria se lo invio, ecco, vedete, mi ha messo x al quadrato, che è una cosa carina, e supporta molti altri tipi di plugin, secondo me è il migliore, per cui ve lo consiglio. Ma che l'hai messo i dollari? Due dollari alla fine? Scusa? Ma che l'hai messo i dollari alla fine? Ah, ok, come l'altro. Sì, esatto, è la sintassi LaTeX, è esattamente la sintassi LaTeX, infatti dovrebbe funzionare anche così, credo. No, infatti ho sbagliato io, faccio così, ecco. Ho sbagliato di nuovo. Se fai questa qui è una sintassi LaTeX, backslash sqrt, che vuol dire square root, e il valore, ecco, ci ha risposto. E risponde qua, non di qua, ma di là. Vabbè, comunque sia. Ecco, adesso siamo su Skype. Proviamo, non so, facciamo una Skype test volo. Vediamo una roba del volo, scusate, no? Ho attivato l'audio. Aspetta, se lo riapre.
giusto per gli increduli, per gli scredenti che non credono che funzioni veramente. Adesso ovviamente voi non so se sentirete veramente l'audio o se la rete del Politecnico ci permette di fare addirittura una chiamata. Va bene. Passiamo a un altro tipo di chat che sono le chat IRC, e in particolare la più nota, il più noto client di IRC è XChat, ma esistono anche altri come Conversation. Ve li farei vedere, però non è possibile connettersi anche la rete del Politecnico, quindi inutile. Comunque sia, diciamo, le chat IRC sono quelle vecchie stile, quindi con le stanze tematiche. Ad esempio, se siete interessati a provare, potete venirci a provare su IRCazzurra.org. Il canale, la stanza, diciamo, è Cancelletto Politico, e ci siamo diversi noi del Paule, così si può chattare senza dover avere i contatti di ognuno. Insomma, sono quelle stanze vecchie stile. Ok, editor di testo. Abbiamo una moltitudine di editor di testo, alternative a Notepad più più e tutti questi editor avanzati con syntax highlighting e feature carini. Vediamone qualcuno. Allora, Gedit. Proviamo ad avviarlo. Dovrebbe essere sotto accessori. Lo chiama editor di testo semplicemente, ma comunque sia Gedit il suo nome reale. Per semplificare, nascondere questa idea, nascondere la grande idea, però. Allora, ad esempio, non so, possiamo, è molto pulito, come vedete, semplice, tabbed, cioè possiamo, abbiamo varie schede, quindi possiamo in una sola finestra tenere aperti i documenti assieme. Proviamo a scrivere a loro un programma C. Chi di voi conosce C sulle mani? Ok, insomma, un linguaggio di programmazione. Vediamo se riesco a sbagliare. Proviamo. Adesso noi lo salviamo nella nostra cartella principale, lo chiamiamo, non so, hello.c. Automaticamente lui dall'estensione, cioè dal punto C, riesce a capire che è un file di programmazione C e quindi ce l'ha colorato tutto bello, e che rende molto più facile la lettura e questo genere di cose. Supporta molte colorazioni, moltissime colorazioni di sintassi da ASP, LaTeX, C#, C++, i DIF, DTD, C#, insomma c'è veramente di tutto. Per cui qualsiasi linguaggio, diciamo, che abbia una sintassi ben definita, possiamo trovare delle colorazioni che aiutino la lettura. Anche questo è interessante perché offre molti plugin che permettono di fare cose particolari, tipo avere più punti di input. Ad esempio, scrivere, se puoi scegliere tre punti e scrivere la stessa cosa in tre punti. Adesso però non l'ho installato, e installarlo richiede un po' di tempo. Volendo c'è il controllo ortografico, che su un linguaggio di programmazione non ha molto senso. Ricerche, esiste un programma per fare ricerche avanzate con le espressioni regolari, per chi, se qualcuno ha idea. E così via, insomma, poi le classiche cose tipo capo automatico, ampiezza della tabulazione. Vediamo se c'è. No, non c'è il default questo plugin. E insomma, però come vedete, anche il bello dei software open source è che di solito possono avere dei plugin, così che sviluppatori terzi che non fanno propriamente parte di un progetto, se hanno bisogno di una funzionalità, senza doversi addentrare per forza fino in fondo al codice del progetto, possono sviluppare qualche cosa, una funzionalità aggiuntiva che sia parte stacca, e chiunque, se vuole, può metterla. In questo modo i software non diventano enormi e pesanti,
ma sono molto modulari. Kate è un editor forse un po' più avanzato, più avanzato di G-Edit, orientato molto alla sessione di lavoro, quindi se una volta aprite 7 documenti vi permette di salvare quale la lista di documenti che avete aperto e poi riaprirla in seguito, quindi a lavorare anche a modo di progetto. Ad esempio, se avete, non so, state facendo la vostra tesi di laurea e avete una decina di file in LaTeX, fate il progetto della vostra tesi e ogni volta non è che dovete riaprire ogni singolo file. Proviamo a dargli un occhio. Ok, qui vedete c'è la lista dei file aperti, adesso ho creato 4 documenti diversi e volendo posso salvare la sessione session. E poi ha tutta una serie di strumenti tipici di metodo avanzato di test, ad esempio non so se sapete del fatto della differenza tra il modo in cui si torna a capo su Windows, su Linux e su Mac. Sono 3 metodi diversi e questo permette rapidamente di convertire da uno all'altro senza dover fare cose strane. Permette di specificare lo stile dell'indentazione, anche qui abbiamo una colorazione di sintassi avanzata, addirittura suddiviso per categorie, non so, sempre c'è la colorazione per HTML, se proviamo a scrivere un po' di HTML, dovrebbe evidenziarcelo. Ok. E quindi questo è il. Anche questo fa parte della suite di programmi studiati per KDE, ma comunque sì, come vedete, come già detto, funziona benissimo anche sotto un punto normale. Emacs, allora qui non mi dilungo perché ci sarebbe veramente un'infinità da dire, uno insieme a Vim e degli editor più amati e potenti usati sotto Linux, però diciamo che sono più adatti a un utente avanzato. E sinceramente non mi addentro perché non conoscendolo potrei anche fare degli sproloqui. Comunque sia, esiste anche una chiesa di Emacs, tanto è considerato importante nel mondo Linux, per cui vi consiglio di dargli un occhio. Cite è un altro editor che adesso però saltiamo. Imaging. Allora, dicono che i software migliori per modificare immagini e fotografie stiano sotto Windows e sotto Mac, però anche in realtà anche sotto Linux ci si difende niente male. Vediamo. Allora, GIMP è forse il più famoso software di editing per immagini disponibile sotto Linux e disponibile anche sotto Windows. Qualcuno di voi l'ha mai usato? Io lo trovo molto buono, se non per il fatto che... Ah, ecco, intanto che si avvia GIMP, vediamo. Questo qui era Pigeon, programma che tempo fa aveva avviato, finalmente Daniele è online. Proviamo a scrivergli. Possiamo, al contrario di Windows Live Messenger, ad esempio, non abbiamo limiti per i trilli, per cui possiamo mandare in una sequenza. E se qualche vostro amico usa Windows Live Messenger inizierà a vedere la sua finestra a tremare per qualche minuto, lo faccio sempre, quindi da solo. Vabbè, poi niente, ci sono i log e le classiche cose per bloccare. Si può anche aggiungere un allarme per quando qualcuno arriva online, così quando siete lì concentrati, arriva il vostro amico online, volete chiacchierare, avete la notifica. E niente, usciamo. Supporta anche i caratteri strani. Allora, GIMP, torniamo a GIMP. Proviamo ad aprire un'immagine. Allora, GIMP è un programma anche di fotoritocco piuttosto ricco di filtri e possibilità di personalizzazioni delle immagini.
non dico a livello di Photoshop, però diciamo che se dovete pensare a un competitore open source e anche disponibile nel mondo Linux di Photoshop, sicuramente Gimp è in prima fila. Prendiamo la foto di un bambino che lo scarica poco prima. Non so, ad esempio possiamo, le classiche cose, tipo cambiare la tonalità, non fa diventare il nostro bambino viola, blu e questo genere di cose. Bene, ovviamente inserire testo, distorcere, richiede un certo studio, però volendo si possono fare direi la maggior parte delle cose che fate con Photoshop, per cui anche questo è un altro di quei programmi secondo me fondamentali per poter abbandonare definitivamente le piattaforme Mac e Windows. Filtri di sfocatura, non so, possiamo fare una sfocatura gaussiana per nascondere il bambino. Poi c'è tutta l'elaborazione, un nulla molto potente, molto lungo, molti formati di esportazione, vediamo qualcuno. Allora, il suo formato nativo è l'XCF, poi supporta gli FLC che sono quelli di Autodesk. Potete persino esportare in AsciArt, avete mai avete presente l'AsciArt? Cioè, proviamo a esportare in AsciArt. E poi proviamo ad aprirlo con l'editore che abbiamo usato prima, che era Gedit. Proviamo a vedere cosa viene dentro fuori. Allora, l'ha fatto un po' grosso adesso per il nostro schermo, non ci sta, però magari se togliamo la capo automatico. Va bene, dai, diamogli ancora una chance rimpicciolendo il... Che intanto facciamo vedere qualche feature di Gedit. Oh mio Dio! Bene, adesso si intravede una faccia. Va bene, a parte che stai cantando... Possiamo esportare, ecco, ovviamente supporta diversi layer, che è una cosa fondamentale in un software come alla Photoshop o alla Illustrator, e permette persino di esportare in XHTML, quindi di generarvi già con degli accroppi strani di CSS, HTML, un'immagine. Ovviamente se la fate semplice, solo riquadri e cose simili, potrebbe venire anche fuori qualcosa di decente, però sinceramente non so per questo genere di cose. Poi ovviamente JPG, formato di Photoshop, PNG, e non vedo altro interessante, EPS. Va bene, poi altro. Digicam, ecco, Digicam è un'alternativa a Picasa. Chi di voi usa Picasa per gestire le foto? Nessuno usa Picasa. Beh, insomma, è un software di gestione delle foto, molto comodo, piuttosto che semplicemente aprirle e sfogliarle una ad una o in cartelle, ve le organizza, vi permette di assegnargli dei tag, quindi non so, mare, assegnate il tag mare a tutte le foto in tutti gli anni della vostra vita in cui c'entra il mare, questo genere di cose. Adesso vi faccio vedere il mio personale, perché ha una feature particolarmente interessante che è questa. Ad esempio potete assegnare, o se avete cercato una fotocamera di quelle con il dispositivo GPS che associa alla fotografia il luogo dove è stata scattata, Digicam lo riconosce e vi fa vedere sulla mappa dove siete stati in tutti gli anni oppure in un particolare album. Ad esempio qui queste sono le foto di un mio viaggio in Norvegia e sono partito da Malpensa, insomma è qui fuori Milano, poi vabbè sono andato a Londra, ho fatto scalo a Londra, fatto 16 foto e poi sono andato fino lassù in Norvegia.
E poi a seconda della precisione con cui date i punti potete proprio vedere, ad esempio qui è dove dormivo, qui c'era l'aeroporto e così via. Insomma, una cosa carina. Nelle ultime versioni supporta anche il riconoscimento volti, che è una feature molto interessante che aveva Picasa ma che prima Digital non aveva, e quindi se, non so, c'è un volto ricorrente, non so, il vostro miglior amico, la vostra ragazza, lui automaticamente li rileva e li associa, e quindi potete fare degli album di foto di un vostro amico o vostre, e questo genere di cose. Vediamo se, senza violare la privacy dei miei amici. Ecco, qui ci sono io da giovane, io ad Halloween. Va bene, non andiamo oltre per non aggravare. E vabbè, qui ve lo consiglio. Volendo c'è anche Picasa, che è il software di Google della gestione delle immagini, però è un po' non è stato veramente studiato per funzionare sotto Linux. Funziona con Wine, che è il modo di far funzionare software studiati per Windows sotto Linux, di cui ti parlerà dopo Mario. Xara, ecco Xara. Cosa ci manca? Xara. Allora, Xara è un software piuttosto potente, simile a Photoshop. Esiste una versione per Linux, questa volta nativa, che si chiama Xara LX, che diciamo che più che Photoshop, qualcuno di voi ha usato Illustrator, proprio Illustrator, è più simile a Illustrator. È una versione un po' limitata rispetto a Xara per Windows, ma comunque sia fa la sua figura. Per cui possiamo fare i cerchi, per mettere del testo. Ecco, non abbiamo molti effetti di fotoritocco, perché appunto è più simile a Illustrator che a Photoshop. Sì, esatto, vettoriale. Adesso però un altro software vettoriale invece secondo me più interessante è Inkscape, che permette di lavorare sul formato SVG, che è un formato standard che si usa anche, sta prendendo piede diciamo sul web, si chiama Scalable Vector Graphics, e non so su XML, vabbè, comunque ve lo faccio vedere. È un formato di grafica vettoriale appunto, che quindi non è una fotografia, per dire che se ne ingrandisci dopo un po' inizia a vedere i pixel, è vettoriale, quindi tutte le linee sono calcolate, e quindi non, anche ingrandendo al massimo non perde mai di qualità. In particolare si fanno, ad esempio, non so, i loghi e questo genere di cose in SVG. Io prima ho scaricato il log di Firefox in formato SVG, proviamo ad aprirlo. Firefox logo, formato SVG, penso che lo conosciate tutti, l'avete visto. Non so perché. E niente, si può su ogni parte si può agire. Tipo, se dovrei essere in grado di spostare via questo mondo, no? O scomporre la Firefox. Insomma, è un formato di grafica vettoriale che permette di fare cose molto carine. È molto potente, anche se un po' pesante, devo dire. Ve lo consiglio, se non dovete fare del fotoritocco sotto Linux, tenete presente Inkscape, perché è veramente ottimo. Soprattutto utilizza un formato aperto che potete pubblicare direttamente sul web, quindi non dovete esportare nel formato che poi non è vettoriale, come può essere PNG o JPG e così via. Allora, visualizzatori. Si diceva prima di PDF, vediamo qualche visualizzatore di PDF. Allora, sostanzialmente i più noti sono due, Ocular ed Evince, o Evince, non so bene come si pronuncia. Allora, Ocular, adesso sto usando Evince, o Evince, vediamo, ecco le slide, questo qui è il programma, è molto semplice, permette di aprire, vediamo un po' che formati, fumetti, che non mi ricordo quale sia il formato fumetti, DJV, che sono tipicamente ebook, TIFF, che è fotografie, PostScript, che è un formato simile a PDF, e DVI. È molto leggero e
credo che sia il migliore come libro PDF. Volendo c'è anche Ocula, che è molto buono, però secondo me ha un difetto. Vediamo che sia lì. Vediamo l'ultimo che ho aperto, l'ultimo PDF che ho aperto, ci sono sempre nelle slide. Questo vi fornisce subito di fianco qui anche delle thumbnail, quindi anteprime. Però ha il difetto che se voi premete freccia giù tante volte, se andate in giù, non ve lo mostra immediatamente, ma richiede un attimo a caricarsi. Però per il resto è molto comodo, perché ad esempio prendo F6, mi sembra, sì, ecco, permette di inserire delle annotazioni, e quindi diciamo anche se, non so, siete a lezione, avete davanti il PDF, volete scrivere qualcosa, evidenziare, ci sono, esempio, possiamo evidenziare del testo, me l'ha evidenziato in giallo, okay? Per questo è qua. Siamo oltre. Facciamo partire la presentazione. Multimedia, allora, qui parleremo di player audio e video. Andiamo. Allora, prima di tutto vediamo cosa per modificare l'audio. Audacity è sicuramente un buon software disponibile anche per Windows. Audacity. Prima ho scaricato la MP3, insomma, vi permette di applicare filtri, effetti e soprattutto di vedere il file audio come è fatto. Le pasta 22. Aspetta, se si avvia. Ho scaricato le quattro stagioni di Vivaldi e queste sono, non lo so, ad esempio potete selezionare, non so, si può fare lì, no, mi sembra un po' drastico. Copia e incolla funziona. Modifica, copia. Metti in fondo. Allora, metti in fondo. Riproviamo. Questo devo dare una posizione. E andare dove la traccia è vuota. Dove la traccia è vuota? Qua tipo? Sì, fare una traccia. Ah, devo proprio fare una nuova traccia. No, prima la copiamo. Vabbè, proviamo per farlo di semplice. Tipo silenzia audio. E ci ha ammazzato questo pezzo. Poi si possono fare cose più carine. Tipo, vediamo, c'è eco, normalizza, equalizzazione. Adesso è inutile che vi faccia provare, perché purtroppo non abbiamo così dato l'impianto audio, quindi. Va bene, ok, mi dicono di muovermi. Va bene, allora, VLC è il player universale, lo conoscerete anche sotto Windows. Se avete un formato che non riuscite, che avete scaricato da BitTorrent o qualsiasi cosa, che non riuscite a far partire, date VLC, partirà di sicuro. Amarok, Rhythmbox e Banshee sono dei player audio. A me piace abbastanza Banshee, ve lo faccio vedere al volo. Diciamo, simile ad iTunes. Poi insomma VLC io ve lo consiglio per tutto, anche per vedere i film è comodo, perché supporta i sottotitoli e questo genere di cose, e anche per la musica mi sembra anche si colleghi a quei servizi online che permettono di scaricare informazioni sul disco e così via. Vediamo sempre il nostro Vivaldi, vediamo se parte. Come vedete l'impostazione è abbastanza classica, insomma, in alto a sinistra ci sono i controlli. Vabbè, allora, insomma, è partito. Qui c'è la playlist, Last FM, un po' di collegamenti, podcast e le immaginette degli album. Va bene, qui va molto a misti, vi consiglio, ve ne ho messo una lista, provatele e poi dopo vedete. Allora, siamo ingegneri, abbiamo qualche software per gli ingegneri. MATLAB, chi di voi ha usato MATLAB finora? Ecco,
il clone open source di MATLAB si chiama Octave, lanciamolo, e praticamente la sintassi è praticamente identica, eccetto alcune sottigliezze, le, diciamo invece le librerie differiscono piuttosto, però comunque sia sì, è molto potente ed è, essendo compatibile con MATLAB, se voi studiate MATLAB avete già una solida conoscenza di Octave. Facciamo una prova rapida, giusto per far vedere che lo sappiamo usare. Definiamo x tra 0 e 10 a passi di 0,1 e proviamo a plottare il seno. E sono carino, si possono fare molte altre cose, ci sono vari toolbox che inutile che stia per spiegare ora. Poi cosa ci resta? File sharing. Beh, allora di client torrent ne andiamo a non finire. Transmission è molto leggero, mi sembra che sia installato di default su Ubuntu e permette, la cosa carina è che permette di essere, di controllarlo da remoto tramite un servizio web, se è installato un pacchetto particolare. E quindi non so, avete computer a casa e volete, dal Politecnico volete mettere a scaricare un altro film, vi collegate e avete un'interfaccia che tramite web permette di aggiungere cose. Anche KTorrent ha una funzionalità simile, che per studiare per KDE è un po' più avanzato e io sinceramente ve lo consiglio anche per quanto lavorato al progetto. La versione di Mule per Linux si chiama Mule, non c'è molto da dire. E poi esiste un client per Dropbox. Chi di voi usa Dropbox? Ecco, Dropbox esiste, potete usarlo tranquillamente da Linux, e sincronizza le cartelle esattamente come succede sotto gli altri sistemi operativi. JDownloader è un download manager piuttosto famoso, disponibile anche sotto Windows, che sono in grado di poter funzionare out of the box anche sotto Linux. Allora, andiamo rapidi su ambienti di sviluppo. Beh, c'è Eclipse, che l'idea che praticamente fa anche il caffè, potete farci qualsiasi cosa, supporta qualsiasi linguaggio possibile e immaginabile tramite il plugin nativamente, che il develop è studiato per sviluppare per KDE in particolare, quindi principalmente in C++, ma anche in altri linguaggi tipo Python, Ruby, e anche qui tramite plugin possiamo estendere a moltissimi altri linguaggi. Qua. Creator è fatto per lavorare con le Qt. Chi di voi conosce le librerie Qt? Tutti? Ok, non molto famoso, quindi passiamo oltre. MonoDevelop invece è l'IDE per l'IE, ovviamente di sviluppo, per C Sharp e altri linguaggi.net, quindi visualbasic.net o simili. E poi anche Gemini supporta moltissimi linguaggi, ma passiamo oltre. Volevo far vedere ancora due cose interessanti, che sono allora un buon reader RSS, che secondo me è Liferea, avviamolo. Vabbè, non appariva nel menu, non so perché, comunque sia. Quella finestra lì che faccio uscire, nel caso di interessi, si ottiene premendo Alt F2, piuttosto comoda, a volte lo trovo più comodo che andare a scorrere con me. Allora, Liferea è un abbastanza classico reader RSS, e quindi vedete tutte le news in tempo reale, comunque con delay di qualche minuto di feed RSS a cui decidete di iscriversi. Ce ne sono già molti di default che vi consiglio di droppare subito, perché di solito sono cose di due cose sinceramente non sono interessanti. Proviamo a vedere un attimo come ci si iscrive agli RSS del Powl. Andiamo su powl.org. In basso voce RSS
non ho ben idea cosa significhi voce RSS, ma questi sono i file RSS. Fate clic destro, copia indirizzo link. Torniamo sull'Airfrea, abbonamenti, diciamo un nuovo abbonamento. Abbonamento non vuol dire niente a pagamento, vuol dire semplicemente sottoscriversi, quindi seguire un certo feed RSS. Inseriamo il feed RSS, quindi qui vedete tutte le news dal sito del Pool e associati. Ad esempio, questo non so, arriva dal blog di Paolino. Comunque sia, sono tutti blog associati al Pool e ci sono tutte le news. E comunque è molto comodo, ovviamente troverete anche gli RSS di Repubblica, di giornale, quello che volete, punto informatico, cose simili. Un'altra cosa interessante è Blender, ne ha accennato prima Stefano per la modellazione 3D. Diamo un occhio rapido perché anche qui ci sarebbero da fare dei corsi interi solo per Blender. Allora, qui abbiamo il nostro bel cubo, e diciamo una sorta di 3D Studio open source per Linux. Non so, possiamo aggiungere un cilindro. Beh, insomma, non sono molto in grado di usarlo, ad essere sincero, però potete spostare gli oggetti. Insomma, c'è da studiare, però è bello sapere che c'è qualcosa di solido e ben fatto per la modellazione 3D anche in ambiente GNU Linux. Per non tediarvi oltre, vi dico che esistono anche dei software per masterizzare CD e DVD, che sono Brasero e K3B, che è quello più che si integra meglio con l'ambiente KD. E sostanzialmente basta, abbiamo finito. Se avete delle domande, qualche curiosità, qualche software sotto Windows che siete abituati a usare e vorreste trovare un'alternativa, chiedete, se sappiamo vi risponderemo. Niente. Dio soddisfatto. Va bene, allora io concluderei qui e passerei a parola a Mario.